Grazie, bella a tutti. Benvenuti Mamma mia, finalmente. quanto sono Il primo contento. episodio. Quanto sono contento. Eh? Sì, il primo episodio. Benvenuti finalmente nel primo episodio di Elden Ring. Non ci credo, guarda. Questa la facciamo Non esattamente ci come i credo. È un maestri. sogno. È veramente un sogno. Cioè, veramente, sono troppo contento. Io ho gli appunti. Pure io ho qui il mio bel quadernino Dovrei pronto. prenderli, io li dovrò usare. Ok. Allora, gli appunti sono schifosamente piccoli per questa taglio, perché sinceramente non penso che ci avremo manco il tempo a fare metà di questa roba, soprattutto considerando lo skill level di Nicolò. Si vede da borraccio, eh? Va bene, Quindi, compagnato avventure. se magari smetti di far vedere le Che bellissime sono impostazioni, belle, che sono Andano. belle. Allora. È il momento di fare il personaggio. Si vede? A te si vede? Non ti si vede, che palle. Com'è? Dai, ce la puoi Allora, fare. com'era sempre la stessa storia? Era. No, sono piccolo. Sì. Così, te si Però vado vede? bene. Te si vede, fra? Ok, Sì. L'ho provato a perfetto. fare il gioco, vedi un po'. Eh? Vedi un po' se quando fai il tab sul gioco si vede. Sì. A posto. Intanto, Perfetto. Allora, io non ho impostazione. più idea di come fare il mio personaggio. Allora, qui fra, prima di tutto, dove mi ha messo il mio? Ok. No, devo mettere allora mixer audio. Allora, mix il volume. Ring, audio, sound. Ok, così va bene. Allora, tu chi vuoi creare? Parliamone. Cioè, nel senso, che intenzioni c'hai? Allora, tu già so che vuoi fare un personaggio nominato, quindi cioè un personaggio preciso. Io penso che andrò sul generico e vi sarò un personaggio, il classico Arcabus, penso. Ok. Però, io non voglio andare a armi pesanti questo periodo. Però Ho fatto già il primo periodo con armi pesanti. il classico Arcabus che vuol dire, cioè nel senso c'ha un'identità ben definita come i vari, che ne so, caratteri che fa Sabaku Il oppure. mio è sempre un personaggio neutrale, capito? Cerco di fare il più possibile e basta. Poi se voglio fare più roba. Ok, allora io ho ritrovato il Sai com'è? video. Aspetta, io ho un'idea. Mi sta venendo un'idea, lo sento che mi sta venendo un'idea. Sento che mi sta venendo un'idea. Allora, nuova partita, non dobbiamo mettere niente su Murder Information, no? Welcome to the beta, assieme a this is a free browser, if you have a pack which is one, you have been scammed. Questo è divertente, se questa mod è gratuita, se te l'hanno venduta, sei stato scammato, è molto divertente. Io mi chiamerò, sto vedendo la mia libreria, se vi viene l'ispirazione. No, non mi viene, Arcabus. Fai come me che guardo il fantomatico scaffale di cui Piero ancora non ha più pallida idea di cosa ci sia, perché c'è sempre qualcosa di diverso. Quindi allora. Esatto. Allora, la classe prima di tutto. Il ricordo. Quindi Ok, sei la classe, sì. tu fra non mi condividi su Discord, cioè nel senso io non. Tanto fra poco. Oh, fra cinque Vabbè, minuti com'è? Sì. vedremo la stessa roba, quindi non sarà un problema. Allora, Sto vedendo cose che sono molto belle. che poi allora il prigioniero è palesemente una referenza a Berserk, ma proprio clamorosa. Cioè, il prigioniero è veramente. E no, non ti dico altro per non spoilerà. Allora,
Comunque, se premi Y. Ah, tu sei da tastiera o da controller? Sei Da da tastiera. Ah, controller, ovviamente, perché? perché ti si vedono È una bellissima i domanda. tasti? Vabbè, È una bellissima domanda. non importa, se mi vedo così come controller va bene. Scusa, Però, a me a te ti si dà vede controller. sistema, se vibrazione controller, in attacco Vabbè, a noi. fra, non importa. Sì. Comandi, impostazione tastiera. Qua me li dà No, buoni. non importa. Sì. Ok, vai. Allora. So io ho messo continuo. Ok, non è vero. Allora. Ok, allora, se premi Y avrai Sì, anche le statistiche delle certo. classi. Quindi, nel caso tu voglia fare Sì. qualcosa di un po' più mirato. Ok. Quindi. Mamma mia, sono troppo contento, cioè. C'ho d'entusiasmo veramente. Porca miseria, cioè, sono emozionato, ancora non abbiamo startato. Allora. Eroe, no, veramente, c'è cioè, la sorpresa che. Ma hai detto, quando mi hai detto ieri? Ho preso il ring, cioè veramente proprio il più grande plot twist della mia vita. Allora, cioè, Vedi che ne io valsa la pena qua. ammazzare la Vedi, sentinella porca bottomata. puttana. Allora, io quando l'avevo fatto all'epoca ero andato più che seguendo la parametria, seguendo, diciamo, l'aspetto ruolistico, ecco, Aspetto. cioè. Perché io prima, Quindi bisogna sempre fare. sì, prima di fare Griffiths, ma pure facendo Griffiths, comunque ho scelto qualcosa. Mi pare, non so se in entrambi i casi, ti ho detto, io ho il guerriero piromante di solito. Quindi il profeta, mi pare che all'inizio avevo fatto il profeta, sì. Sì. E con Griffiths è il cavaliere, Minchia, mi sei la pare. prima. Ma Ok. guarda, il profeta era un dito in culo, eh. Soltanto Quasi, che. mamma. Per motivi ruolistici mi piaceva. Allora, Ci sa pure la. io penso il prigioniero. Confesso. Andai di prigioniera addirittura. Infatti, Sì. sì, buona referenza a Berserk e buona quantità di destrezza per poter andare. Comunque, si vede la borraccia. Sì, no, Vai, vabbè. allora. E, fra, ma calcola. Ma tu dei Berserk sai il prigioniero a che si riferisce? Cioè, questa. Ok. Solita. Io Ok, vabbè, non te lo so due, io spoiler. so, so allora so tre cose di Berserk. Vai. Allora, e so tutti e tre meme. Ovvero, il cavallo che fa cose scocce. Sì, Il ok. pomodoro che urla. Quello che sembra Oddio. un pomodoro che urla. Il Ah, ok, prigioniero tutto coso, rosso. pucca, pucca, ok, sì, beh. E gli scheletri che guardano. E ci sta la visuale che ci. Quelle sono le tre cose di Berserk che conosco. Ok. Ah, e il quarto meme, Guts che guarda la sua spada e tipo continua a salire e non finisce mai. Vabbè, però conosci Guts, conosci Griffiths già. E Sì. ok, allora non te lo spoiler, però se è clamorosa come riferimento. Allora, quindi io prendo prigioniero. E cioè, mi piacerebbe contestualizzarlo come se, diciamo, da un po' dall'abisso, non l'abisso dal sessuno, proprio l'abisso, ok, metaforico. Comunque risorgesse e per arrivare a compiere grandi imprese, ecco. Ok, questo diciamo è il senso Ho che mi piacerebbe dargli. il nome. Allora, come livello 9, vitalità 11, ah, che belle le Guardia Plus. statistiche normali, non l'ISOP, Guardia Plus, figo, ci sta. Guardia Plus. Sembra un nome del Sono cane. il Sì. carceriere. Sono il carceriere che è stato inviato a Ah, no, scortarti. vabbè, fighissimo. Se non ti piace, non lo A faccio, eh. voglia, a voglia, a voglia, c'è sta un botto. Ok. Sì, che magari poi in qualche modo si libera dalle catene diciamo, del controllo. Cioè, non è controllo tuo, però comunque cioè, Sì. impara da solo con le sue ali, poi. Ok. Sì, io sono un giovane carceriere che è stato inviato per scortarti alla tua destinazione, però io sono il classico carceriere, quello là, capito? No, non gentile, però nel senso sono amichevole
ma nel senso un po' di anche di. Nel senso. Non so proprio il mondo come vanno, vedo, mettiamo in questo modo. Ok, però sì, è GTA 6 praticamente, cioè nel senso GTA 6 non so se hai visto le speculazioni, praticamente che lei è appena uscita da prigione, però sta sotto, come si dice, libertà vigilata, e coso, quello maschio è un poliziotto in realtà sotto copertura, che in qualche, però alla fine sviluppano una relazione, certo, noi non arriveremo a scopà, però non penso, però. Però Senti, comunque spero di no, però io c'ho comunque Malenia, io c'ho però Granny. ecco, ok, e però però comunque diciamo è una cosa simile, ecco, cioè che magari alla fine, no, entri pure tu, esci dalle tue catene, cioè io esco da catene anche fisiche e tu magari da quelli che possono essere, no, e schemi morali, pregiudizi morali, comunque in quanto carceriere, quindi comunque che hai sempre adempiuto a un ordine, mi verrebbe da dire. Proprio. Sì, esatto. Allora, vitalità, mente 12, tempra 11, forza, destrezza, che belle le statistiche con i nomi normali anziché l'SFP, ok, destrezza, intelligenza 14, buono, non sono mai partito come mago. Fede. Allora, Arcano, che faceva? È la fortuna di questo gioco, principalmente statistiche riguardanti il sangue. Oh, ok. Mi piaceva un botto, io usavo sempre armi insanguinate. Allora, questo tipo A è maschio, no? Vabbè, tanto poi cambiamo. Cioè, questa non è la prima selezione. Ah, beh, Cioè, qua puoi fare tutto quanto. Io intanto mi faccio un aspetto. è vero. Allora, non so se chiamarmi Nicolus o Griffiths. Tu come ti chiami, Arca? Allora, io potrei anche Guardia chiamare. plus. Guarda, Nicolis. Nicolis, non lo so. Beh, però c'è. Boh, Nicolis. Nicolis. Fa schifo, Nicolis o. Nifit. Nifit. Dai, Nicolus, mi chiamo sempre Nicolus. Ok. Io sai che Corporatura. posso fare? Posso fare quello là che sta nella cover art di Final Fantasy 4. Ora il paladino. Allora, corporatura tipo A, età direi giovane, origine prigioniero, ricordo, ci arriviamo dopo. Allora, aspetto dettagliato. Allora, io qui devo seguire la guida. Ok, che è in giapponese. Però se c'ero riuscito non mi fa. Allora. Vabbè. Quella penso sia la corporatura. Ok, ha messo giovane. Il template è Nightfolk, tipo B. Fatto. Nightfork, allora, quindi, no, e devo mettere, seleziona un modello base notturno, no? Notturno tipo B, quindi che cazzo è sto qua, femmina? Aspetta, selezione, aspetto dettagliato. E quella faccia, vedi, sempre sconvolto. No, sto vedendo, so come cazzo fare questa cosa. Allora. Sono bruttissimo. Ah, e poi però lo rimetti a tipo A. Perché fa? Allora che cazzo fa? Ok. Sì, c'è una modello base. Che poi io ti vedrò direttamente in game. Allora. Esatto. Vai, aggiungi. Allora, la prima cosa è il colore R231.
V è 188. Sì, ma non mi puoi tradurre RGB, dai. Ok. Blu è 185. Ci ho mai visto tradotto RVB. Io sì, la bellezza di fare di bazzicare per programmi grafici. Ok. Poi, modifica volto e capelli. Ci assomiglia a Griffiths per adesso, però. Aia, Madonna, mi è venuto un crampo. Ma come cazzo è successo? Come cazzo hai fatto? Io sono tutto scassato, Che poi Frank. Griffiths c'ha pure un non so che di Eren. Allora. Cioè, forse è il contrario. Cioè, no, non è vero, Essere queste so. completamente psicopatici? Forse qui. Scusa, tu come lo sai che non hai finito Attacco dei Giganti? Vabbè, ma tutti sanno che diventa psicopatico Eren. E sanno tutte le promozionali, le arti promozionali, tutte. Vabbè. Guarda, ogni volta che gioco, che un gioco che abbia un character creator mi fa rimpiangere di non stare giocando a Bethesda. Allora, addirittura. Sì, guarda, una volta che fai il character creator, usi il character creator di Black Desert, non torni più indietro. Cioè, là non crei persone, là crei capolavori di arte camminanti. Addirittura. Certo, è strana sta cosa che mi dà i comandi del PC. Allora, quali sono i tasti per modificare 10 in 10, fra? Ah, ok. I dorsali. Diciannove. 111, 169, 137, 111, 113, fronte glabella, sti termini se li sono inventati. 232. La glabella che cazzo è? Mai sentito. Centoventotto, 140. Te come sta andando? Che cazzo? C'è il gruppo degli psicopatici? Ci aggiungo te al gruppo degli psicopatici. Che cosa? Ho creato una rana per un attimo, ok. Beh, questa è qui, no? No, basta, non mi rovinare tutto quello che tocco. Stamattina mi stava a rivedere l'inizio della live di Final Fantasy, stava tagliata alle risate. Io no. Il pezzo in cui tu te giri e rivederci Gobbo. Allora, 109, 211. Perfetto. Ma qua di sulla struscia, manco dal tutorial, dalla sua tutorial. Allora, 57. No, io tra pochi minuti penso di fare 50. Cioè, a quel punto sto, insomma. Allora, 57. 150. Ma tu lo stai a fare o lo stai a vedere già fatto? No, so fa io. Non penso che se vado su online e scrivo Elden Ring, guardia plus mi esce un template.
domanda del cazzo che ho fatto. Questa vi riconoscerà da solo. Allora. Centoventisette. 137. Centoquarantuno. 180. Io mi immagino, cioè, programma la creazione del personaggio. Che cazzo deve essere? Allora. Non orribile quanto usata, secondo Che dici? me. Non orribile quanto usarla. Ah, può essere. Può essere. 157. 113. 73. Ok. Poi modificare la mosca, dovrebbe aver fatto io.114. Mamma mia, fra, io odio le creazioni del personaggio, ma il coso in Baldur's Gate, che noi avevamo fatto solo la creazione del personaggio quella volta con Andrea, eravamo stati 5 ore. Quindi io ce ne starò 15. Sì, già me l'avevi detto, cioè. Io non so come sono passate quelle 5 ore. Hai fatto? Sì. Ottimo. Concludi quando lo direi tu. Quando lo farai tu. Ok. Comunque, aspetta, con questa mod. Questa mod è compatibile anche con le mod, quasi tutte le mod, quindi si può fare esempio la un giorno forse potremmo fare la carta Nova Eyes e anche randomico. Ed è che Oh, randomico no, sono meno. vabbè, ma che cazzo è SD? Sì, le conosco, le seguivo da Sabaco. No, Mamma il mia. randomico deve essere divertitissimo. Vabbè. Poi Porca con Elden Ring puttana. che è fottutamente pieno di roba. Porca puttana, che cazzo è SD? Allora, cento. Ci sta una cosa però negativa di questa mod, sai? Cioè. Allora, questa mod non puoi usarla per i IPG. Che. Cioè, tu qua, a seconda di cosa apri, se apri Elden Ring base o Seamless Co-op, avrai roba diversa, avrai PG diverso, quanto ho capito. Non puoi usare un PG sull'altro e viceversa. Quindi quando uscirà il DLC, dobbiamo sperare che o che la mod sia compatibile e basta, o che ne esca una versione compatibile velocemente. Capito? Altrimenti dovremmo ritardare il nostro gioco della mod. Fra, ma tu ti immagini porta Coso, porta e Dark Souls 1 moddato, quelli che ha fatto. Ok, la Shended, qual era quella Sì, la precisamente migliore? ci sta la Ascended. Mo, credo che sia ancora in sviluppo. Ce ne sta una che si chiama la Dotro Fascist, se non sbaglio. Sì, no, ma penso, mi Che pare che è uscita, oh. è. No, adesso è uscita una mod che era bellissima. Ma addirittura ci stava ancora addirittura una mod che credeva Dark Souls 1 un roguelike. Capito? Che tipo era post la morte di Gwyn. E tu sei un normorto, no? Che si trova a cazzo là dentro e tipo devi inseguire il personaggio giocante, cioè che diventa il Lord dell'Oscurità. Forse poi la Dotro Fascist, quella là, non mi ricordo.
Sì, guarda, il supporto per Dark Souls è ancora incredibile. Sì, vabbè. Sì, io poi ne avevo seguita pure un'altra, Sabaku, che l'aveva. Che Sabaku non droppa mai niente, ma quella l'aveva droppata. Che era brutta, non mi ricordo il nome. Ci sta una mod di Dark Souls 3 invece. Sabaku ha portato, è bellissima, la Convergence, sì. Sì, ma avrò visto pure quella. A me mi hanno sempre trattenuto le mod portate da Sabaku. Ma invece io mi ricordo, io adoravo quando nel 2018 che era uscita la remastered di Dark Souls 1 e lui aveva portato la Soul Level 1. Ah, beh, Sì, giustamente. me l'ero vista tutta. Ok, 19. Ma comunque Dark Souls quanto ha bisogno di una remastered, di un remake a mo' di Demon's Souls, eh? Proprio A voglia. A prepotentemente, prepotentemente ne ha bisogno. voglia, no. Non quella cosa remastered di merda. No, quella è di merda, veramente. E il 60 fps e il portare a 60 fps ha comportato miliardi di bug. Sì, ma fa è proprio, come si dice? È proprio brutta a vedesse pure. Allora, 111, Ma Griffith 218. non c'è come ti bianchi. Sì, mo ci arriviamo. Ah, ok, qua dobbiamo Che poi, triangolare. no, che cazzo, no, che cazzo. E 217, 217. Ah, adesso sono scemo. Allora, Ma puoi fare, dai. no, perché devo premere F con la tastiera. Allora, 217, 10, eccola. Sì, che poi si sa perché nell'anime di. Ok, è questo, giusto? 111, 117, ok, è questo. Ok, ti prego, non vedo l'ora di cambiare gli occhi perché quelli fanno cagare. Ok. Sì, no. Sopracciglia. Devi nominare la live a creazione del personaggio. Sì. Uno, bina capelli, zero. Quattro. Ovviamente fanboy per eccellenza. Oddio, no. Occhi, oh, 215. Poi, così pare Taylor Swift, ti prego. Allora. Cazzo dello Swift conosci? Sì, in quale pianeta alieno si ha visto il concerto di Taylor Swift? Aridaglie. Sì, che poi Taylor Swift è assurdo, cioè è stata eletta persona dell'anno da Time. Per me è veramente qualcosa di inspiegabile, quella donna. È stata eletta persona dell'anno e donna più influente del mondo, più potente del mondo da Forbes. Il Time ha detto che porta la luce nel mondo. Mettiamolo, secondo me se Taylor Swift dicesse una canzone alle ragazze di insorgere e far capitolare all'America, ovviamente ci riuscirebbe, eh. L'ammetto. Sì, ma quello che non capisco è come fa a essere così. Cioè, non capisco che ha di particolare. Tanto. Canta. Notare come non ho detto bene o Ok. Ma perché male. non me lo salva? Oh, mica non capisco perché non me Ce lo la puoi salva. fare. No, fra, Dai, non me lo salva. muovi il culo. Faccio Cioè, sto intervento. fa il più velocemente possibile. Guarda, 153. E 255. Guarda, adesso che devo premere I, devo premere A. Guarda, Wow, B. Premi, premi, B. mo salvo.
Aspetta, non importa. No, importa, importa. Che cazzo, ma poi il fatto è che non avendoci i tasti quelli. Non capisco che. Aspetta, lo dico io. È Y per regola colore. Oh, 51. 253. 255. E adesso? Y. Ah. Ah. Oh. Vedi? Ah, e devi premere un'altra volta per il punto della casella in cui devi premere un'altra volta. Ma Il già l'ho punto di una casella fatto. dove puoi salvare. Il fatto è che già l'ho fatto, è che non capisco perché stavolta non. 153. Comunque, nei 150. giochi Souls riescono sempre tutti Ah, uguali, sono già così. ok. Allora, 40. Poi, questo è mazzo completamente bianco, che dovrebbe essere questo. Sì. Poi, questo è uguale, completamente bianco. Poi, 128. Ok, cioè ci sono quasi, eh. Allora, tratti della pelle. Qua è 0. Qua è 70. Oh, mi sono ricordato di una meccanica bellissima di Elden Ring. Verrà molto utilizzata da me nel mio roleplay. Ok, trucco. Ventisei, cinque, cinque. È molto divertente comunque la faccia di questo. Allora, ho 59. Poi 125. Poi 185. 185, 50, 100, i colori. Questo è. Dovrebbe essere 000, sì. Ok, poi. Poi questo invece è un. 96. No.96. 104. Ci siamo. 104. Aia, Ok. aia, 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 aia. Che è? Un altro campo. Ma è la Madonna, che cazzo? Fatto male, Fran, sono fatto male. Ma come hai fatto? No, non lo so, cioè io ho muscoli e ossa che non vogliono esistere molto, eh. Non gli va molto di esistere, ai miei muscoli e ossa. 34. Ok. Ci siamo. Dai, sono gli ultimi due. Questo. Adesso... 58, 13, 13. Questo è 58, 13, no. 13.
L'ultimo 255, 87, 87. Poi I capelli sono stranissimi. una ta. Non ha bende. Non ha né bende né tatuaggi, no? Né segni. No! Modifica corpo? No. Basta, No, questo qua, è questo qua. finito il video, fra. È finito il video. Sono veramente 20 secondi. 88. Effetti questo non l'ho fatto, sono 20. 48. 18. 18. 38. Mica, è uno stuzzicadente. Se soffri troppo forte, muore. Fatto, fra, sono pronto. E il momento di premere concludi. Conclude. Vai. Aspetta, non ho scelto ricordo. Votare. Ah, chiavi di pietra. Esatto. Chiavi di pietra. Ok. Tutti gli altri oggetti, compresa la chiave di pietra, li puoi ottenere. Tutti quanti. Alla chiave di pietra ci servirà fra poco. Ok, due chiavi di pietra a forma di spada. Possono infrangere i sigilli demoniaci, ma possono essere usate solo una volta. Vai, concludi. Se, no. Come si fa a salvare la cosa? Aggiungi i Conclude. preferiti. Ah, ok, così. Ok, concludi. Ok. Direi che è arrivato il Mamma mia. momento di entrare nel mood, no? Mamma mia. Quindi che ne pensi di un po' di luce ancestrale? Adoro, adoro con la A maiuscola. Purtroppo non si vede tanto bene, però. Quello è Godric. Che sta martellando non è Godric. Godric è il Non cazzone, ti ricordo. è terra. Oltre la nebbia in terreno. Che bella sta introduzione, Madonna. Marica. Poi chissà se Marica è viva, io questo me lo sono sempre chiesto. È Godwin quindi quello che ha creato. Vabbè, poi ci arriviamo. Allora. Rivogliono l'anello. E poi perché progenie di semidei? Perché semidei e non dei? Mamma mia, che bello! Perché non sono per i dei. Non Ah, sono quindi veramente dei. scatenarono la disgregazione. Quindi i figli di Marika scatenarono la disgregazione. Perché La hanno ritrovato loro guerra per ottenere il potere supremo. una guerra da cui non è emersa alcun lord. Mamma mia, che bello! Una guerra da cui non è emersa alcun lord. Segnò l'abbandono della volontà superiore. Che poi in particolare la frase una guerra da cui non è emersa alcun lord, nonostante i lord ancestrali, però in realtà nessun vero lord. Senza vita. Alza la musica, fra. Sì. Ora lui. Capo tribù degli Aspraterra, mai visto.
Se pure questa mai vista. Mamma mia, mi manca tutto, porca troia. Pure lei non l'ho mai capito la quest. Vedrai così tanto, però. Che non hai visto prima. Pure questo mai visto. Questo sì. Oddio, mica avevo pensato che era lui dalla tomba, cazzo. Porca puttana. Hai visto nella sua tomba? È ricoperto di orecchie. Di orecchie. Che lui magari spifferà. No, spifferà così, vabbè. È l'onnisciente. Fra. Quindi devi avere modi per vivere. Quindi. Allora. Aspetta, mo. Ecco, guarda qui che risorge proprio dalle ceneri. Proprio, no? Cioè, da prigioniero in condizioni miserabili. Verso. Destinato a grandi imprese. Vero Lord. Che poi quello che mi chiedo è, riascoltando s'introduzioni, aspetta, ma è solo in inglese? No, solo, ah ok, sì, no, è pop-up, ok, usa, che dice usa di grit pot to create a party, ok, I play my join by using official my, no, se non hanno messo stesso pass, ok, esco. Allora, quello che mi chiedo è, quindi penso che lo già lo puoi fare, lo possiamo già fare forse. Parte, apri l'inventario. Parte va fluidissimo e questo mi rende contento perché ho messo tutto in postazione al massimo. Ma quello che mi chiedo è, allora, la volontà superiore ha abbandonato questo reame. Però la grazia. Intanto accendi, Vai. parliamo quando stiamo nello stesso modo. Sì, ah certo. Che devo fare? Inventario. Ok. Chiudi qua. Il secondo oggetto. Adesso scemo, ok. Il secondo, Questo qua. questo? Tiny Great. No, Tiny Great Pot. Il primo. Vai, usalo. Adoro. Ok, in teoria, se quindi se adesso faccio così. Vabbè, da Lies of P mica mi ricordavo che si salta. Che bello, c'è un tasto per Però saltare. me lo diventavo pure io. Sei entrato? Oh. Allora, leggi il messaggio. Supera la strada incerta e tortuosa e reclama il trono di Lord Ancestrale. Che cazzo sei? No! Adoro, adoro. Allora, non mi aspettavo che ti saresti fatto arabo. Fra, è la classe con più destrezza. Ok. Oddio, me devo riassestare con i comandi perché dalla SOP a questo pure per prendere gli oggetti. Ok. Non essere così affrettato, prigioniero. No, adoro, Ricordati la adoro. nostra missione. Dobbiamo arrivare all'Endel dove viene processato. Punto e basta. Soltanto Ok. perché adesso ti sono state tolte le manette non vuol dire che sei libero. Ok, va bene. Salto perché. Y. Sì. Adoro, Madonna, che cazzo stiamo a fare? Madonna. Madonna! Porca miseria. Allora, quello che mi chiedo è, possiamo parlare? Lì, oltre quei muri. Oltre quei muri È possiamo la nostra prima parlare? destinazione. Quindi non parliamo, non parliamo ancora? Sì, Volevo dai, possiamo fare. trovarlo. Allora, quello che mi chiedo è, e la grazia. No, la volontà superiore ha abbandonato questo mondo. Però la grazia è tornata a parlare e ha parlato proprio ai senza luce. Ora, Esatto. la volontà superiore e la grazia sono la stessa Aspetta, no, come cosa? sei pronto? Sì.
Grazie, metti senza sveglia. Non mi sveglio, scusa. Ok, vai, scusa, vieni, vai. No, no, ma chiedo. Allora, quello che mi chiedo è, la volontà superiore e la grazia sono la stessa cosa? Non ho idea. Ma L'unica cosa che non ne hai so. idea dei roleplay? È un culo Pensavi. allucinante. Pure io pensavo. Mamma mia, ultimamente c'ho un culo della Madonna. Non ne ho idea. L'unica cosa che mi è stata detta è di portarti dalle terre esterne Ok, fino qua, dove verrai adoro. processato. No, ti adoro, ti adoro, ti adoro per come lo fai, vabbè. Quindi vedi di muoverti. Fino qua? Fino qua che Esatto. intendi? Qui, nella terra di mezzo. Ok, ma terra di mezzo l'ombra della guerra o l'ombra di Mordor? Di Mordor. Non Ma scherzare, prigioniero. Non ho, non so cosa tu abbia fatto per meritarti questa punizione, però so per forza che deve essere qualcosa di brutto. Però, cioè, perché tu fai tutto questo? Cioè, nel senso, voglio dire. Il lavoro è il lavoro. Ma ti devono pagare proprio bene per fare un viaggio del genere. Mi hanno promesso addirittura una promozione. E poi mi chiedo, perché tutte queste statue di Marika? Cioè, perché tutta questa adorazione a divinità che secondo me non se lo meritano? Cioè, ci hanno abbandonati. Non lo so, non l'ho mai condivisa. Io non conosco questa Marika. L'unica cosa che so è che il nostro capo ci ha detto di portarti qua. Aspetta, però levo ray tracing. Ma Fra, ma se esco di torno come. Posso Sì, tornare quindi almeno riapri. se torno al menu principale, Ma dico. mi devi prima Come. buttare fuori, mi devi. Se esci dal. Ma perché? È il ray tracing che è un pochino. Cioè, Aspetta. Vabbè, non lagga tanto, però. Non lo dimmi sento. se. No, vabbè, si può fare, si può fare. Dai, dai, ci proviamo. Ok. Ha qualcosa di sbagliato questa zona. Cos'è quella nebbia di a destra? No, ma. Oh cavolo. Oh Quello cavolo. cosa diavolo è? Ma? Oh no. Ma io sono un po' arrugginito, cioè dopo tutte le torture a cui sono stato sottoposto, io non mi aspettavo un'ulteriore punizione oltre. E la mia condanna all'Eindel. Ma questo non doveva essere nei piani, doveva essere una veloce e pulita arrivo all'Ender. Oh cavolo. Cosa diavolo è successo qui? Non so se ce la faremo. Non pensavo che sarebbe finito tutto proprio qui, Sì, proprio oggi. velocemente. Guardi, questi mentre stanno a morire, non pensavo che. Proprio tranquilli, Sì, è ma. sicuramente roleplay, non è che sono morto lì. Perché non mi ricordo il pattern di quello. Hai visto qual è il suo nome? Erede innestato. Cosa vuol dire? Erede di che cosa? E cosa vuol dire innestato? Innessato un agglomerato, io penso. Esatto, innestato è il termine che viene usato dai botanici soprattutto. Per dire piante a cui sono stati aggiunti rami di altre piante per aiutarne la crescita. L'innestamento è una pratica che esiste veramente. E in effetti, come puoi vedere, quel mostro aveva una faccia da ragazzo praticamente, però aveva una moltitudine di braccia e di gambe. Una faccia da ragazzo addirittura, questo non l'avevo Sì, notato. una faccia da bambino. Addirittura, cazzo. È difficile accorgertene mentre ti urla addosso, però hai effettivamente una faccia da bambino. La sorte è con lui, del resto l'abbiamo trovato.
Non so se sia presunzione la sua o... One of his kind is sure to seek Come fa a sapere tutto questo? Mamma mia, even if he does violate the golden order. Questo come ha fatto a leggermi? Cioè, nel senso, io sono stato condannato proprio perché sono andato contravvenendo, non so come si coniuga, proprio perché sono andato contro l'ordine aureo. Come fa a sapere tutto questo? Come fa a sapere chi era lei? Come fa a sapere che la torta è con Ah. me e che Bramo effettivamente è l'anello ancestrale? Dove ci troviamo? Mamma mia, che sorpresa. L'ultima cosa che mi ricordo è che quel coso, quell'erede innestato, ha preso i nostri corpi e ci ha scagliato giù dal dirupo. Abbiamo avuto fortuna ad arrivare a riva. A me non sta caricando, ho paura che. Aspetta, mi sono bloccato. Cazzo. Sono rimasto sconvolto, dai. Dai, 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 manovella. Attenti, mi sa che dovrei fare un force. Mi dovrei buttare via. Un Allora, guarda, po' di forza, mi sa. Sto te butto perché... Allora, te io anche butto... ripreso. Sì, ma io devo risolvere Mi sa che no. sta cosa dei tasti pure, tocca risolvere. Come si fa a togliere? No, se non sbaglio. Oddio, aspetta, fammi vedere i posi. Eh Questa, sì, prova questa. questo. Adesso sono solo ok. Sono stato cacciato precedentemente. Mi sa che faccio un veloce FF4 molto Allora. metodattico. No, sta cosa dei tasti va risolta perché mi confonde. Comunque, mo vabbè che è ovvio che li so, però. Allora, nuova partita. Sistema. Retracing no, ok. Sai forse da che dipende? Allora, mo l'ho proprio chiuso, guarda. L'ho proprio chiuso. E lo riapro da... Allora, ecco com'era il percorso. Era quel disco locale C. Era programmi 86 Steam dov'è? Che era Common Files? Steam? No. Common, Common. library, common. Ok, Ecco Steam. mi devo chiedere un attimo una cosa. Se io adesso Steam entrassi nel Apps, mio mondo. Common, Elder Ring, Game. Questo. No, quest'altro. Sai, forse dipende dal Non so. primo. Forse dipende dal primo tasto che premo. Perché io prima all'inizio usavo la tastiera. Mi chiedo come si strutturerà il leveling, cioè che si usa il falò per livellare. Poi pesa veramente 3 mega. Quindi. Magari veramente hanno cambiato due linee di codice. Allora, no, niente, a me non ma... Infatti, sì. Allora, comandi... Io non capisco perché non... Io non capisco perché... Non mi mette i tasti del... La cosa ulteriore potrebbe essere efficiente staccare il Sì. Ma controller e staccare la tastiera. Però, cioè, non ne vale la pena proprio. Ignora. Alla no, no. Sì. Certo, fine i tasti sono quelli di Dark Souls, cioè, penso che serve. sì, ma no, ma certo. È giusto per... Vabbè, dai. Vamo.
Mo t'ha fatto entrare? Devo aspettare lo statuto, devo usare un certo. No, sì, dico, te la... cioè, il gioco ti è Eh partito, sì. cioè. Fallito, no, no session found. What the fuck? Ah, forse perché lo devo riaprire, devo provarci direttamente. No? Ok, perlomeno la No? questione ray tracing si è risolta. Ecco, noi senza ray tracing non funziona. Sì. Lo resti così? What the fuck? Oh, perché credo di aver aperto io il mondo. In teoria si può fare, perché siamo. Il mondo ce l'abbiamo condiviso, tipo. Quindi, cioè, chi fa qualcosa nel mondo, cioè. Se proseguiamo insieme tutti quanti i cosi sono uguali. Riprovo a farlo, fra. Ah, dice che già sono in un party. Prova entra tu da me, usavo l'altro oggetto, il secondo oggetto. Questo? Ma io questo l'ho usato, Ah, ecco perché non ti funzionava allora. Vabbè, allora se vuoi sta tu. Ok, eh. Sì. allora quando esci devi usare il terzo oggetto. Questo. Ok, usa il terzo oggetto, questo qua. Ah, Quello beh, devi dovevo usare. usare il primo. Sì. Ok. Sei un po' un coglione. Io mi stavo cagando sotto che la volta che facevo. No, ma più di 1 milione di upload, fra, questa funziona per forza. Allora. Ma c'è, possono essere 1 milione di download subito. 1 milione di download di merda. Che non Vai. funziona. Fra, qua c'è un Ok, adesso fantasma. faccio così. Senza luce, immergiti nella conoscenza, nella rimembranza. Ritrova l'arte della guerra, il tuo sangue guerriero. Ovviamente nel tutorial lo facciamo. Lo facciamo? Fra? No. Non mi fa fatto il calcio. No! Ok. Mi ha fatto fare il calcio, non so perché. Fra, e Ah, quindi perché quelle. certo, fra, Sì. scusa, aspetta, spalla, spalla, yeah. No, vabbè. Adoro. Cos'è quella luce? E perché me ne sento così attratto? Provo a toccarla. Ci penso io. No, muovite. È un bel tepore, vero? È caldo, però non è solo caldo, è qualcosa di particolare. Sento quasi come se fosse qualcosa che mi è stato tolto e finalmente ritrovato. Non importa, dobbiamo andare avanti. La missione ci attende e se non ti porto entro il tempo limite, è un passante, chiediamo un po' aiuto. Infatti, scusi, Buongiorno, è il caso? buon uomo, ma Cosa fa? è ostile, è ostile. Io non sono persona che uccide, però devo difendermi e devo difendere anche te. Che poi che mi difendi a fase se tanto probabilmente sto andando a morire. Non capisco Il mio obiettivo tutti questi convenevoli, francamente. non ne ho idea. L'unica cosa è che il cavolo ha detto che devi assolutamente arrivare all'Ender. E chi è sto cavolo? Come se potessi dire questa informazione a un prigioniero come te. Bel tentativo. Ma io non capisco perché ci tenete tanto a farmi fuori costile. E poi costile. Non... Che palla fa? A voi che stile?
che non fate altro che obbedire ciecamente a qualcuno che sappiamo nemmeno se sia mai effettivamente esistito. Almeno io la penso così. Io una cosa so con certezza. Io non seguo questa Marika o come si chiama. Nelle mie terre ci stanno. Non ci sono dei come questi. Quindi anche tu vieni da lontano. Sì, credo. Sono abbastanza sicuro che qui le persone locali lo chiamano le terre oltre la nebbia. E qual è il motivo per cui ti sei spinto fin qua? No, mi pare ovvio. Denaro, fama, Fama. una promozione. Quindi come tutti gli Finalmente altri. potrei andarmene da finalmente potrei andarmene da quel buco in cui ho lavorato per tutti questi anni. E qual è il buco in cui lavorare? Quella prigione da cui provieni anche tu. Quello schifo. Voglio romperli. Non così, adesso devo dire le Basta. tempistiche. No, devi. I pedi del ring si fanno. Devi con la seconda metà dei frame. Non morì. Per essere un prigioniero si starebbe bene la spada. Perché Fra, ti trovi dentro? fratello, non. Fra, non mi pare il Non caso. chiamarmi così. Come vuoi che ti chiami? Guardia dei miei Il mio stivali. nome. Vedi, Ti farò almeno questi la sono dei. gentilezza. Vedi, sono dei billboard. Questi. Se in base a dove li guardi. C'hanno il tipo in C# si chiama, in Unity si chiama look up, cioè te guardano, cioè so dei plane in vabbè, che poi ne stiamo a parlare, c'eri pure tu, è vero, Sì. Ti figo. darò almeno la gentilezza di dirti il mio nome. Mi chiamo Arcadus. Ok, farò finta di Domanda mai. ricordarmelo. Ma è divertente il fatto come stai andando dietro. Sì, no, stavo immerso nella Ah, pianura. sì, da me. Questa E zona è molto bella in effetti. farò finta che me ne importi. Ma sei tu che me l'hai chiesto? No, effettivamente era molto corretto. Bella roleplay. Questa è una statua di quella La dea. statua di quella dea che venerano qui. E Qui non le questa? puoi. Sì, ciao, scemo, quella è il bacino di invocazione. Sì. La stessa nebbia che abbiamo visto prima. Voglio provare ad attaccarla, che poi vedi, ha una tonalità particolare. Cioè, nel senso, mi ricorda quella strana. Dorata. Quella strana. Essenza a cui ci siamo avvicinati prima, che in qualche modo ci riscaldava. Madonna, quanto sei brutto. In qualche modo ci riscaldava. Io Esatto. provo ad attraversare l'arco, non ho più niente da perdere. Un altro di quei soldati. Tu che fai, Non puoi sarà entrare? difficile. Aspetta. Non Aspetta. so se farti morire, perché È ti che aiuto? vorrei. No, ma che? È che voglio provarci dei perri, perché. Posso muore? Dai. Questa veramente è qualcosa di. No, 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 non l'ammazzare, che poi. E
mi devo far ammazzare. Sì, te devi far ammazzare. Ah, cavolo. Vabbè, fra, è il soldato di Godric. No, non è no, che... voglio. Vabbè, però a livello roleplay, dai. Ok. E insomma, e l'avventura finì qua. Siamo penso le prime persone che sono morte. Grazie a tutti, ragazzi. No, fra, che voglio fare a Gur Perry. Allora, sono in manica. Sono di manica. Che poi almeno sai, almeno ti hanno detto i tuoi su. Ma? Cosa cazzo? Ma? Cosa ti avrei successo? Mi sono sentito il cuore trapassato. Io ho sentito. Dovrei essere morto. Io ho sentito quel calore di prima. Perché ci ritroviamo qui? Ma c'è ancora il soldato? Vive e vegeto. Aspetta, l'ultimo è un Perry. Vabbè, ciao. Complimenti, ragazzi. Ma almeno ti hanno detto chi sono io. I tuoi superiori, come li chiami tu. Ecco. Hanno detto soltanto che eri un prigioniero molto pericoloso e che dovevi raggiungere l'Endala più presto. Ecco, mi chiedo perché abbiano mandato un novizio come te. Sicuramente simbolo di buona volontà dei miei superiori. Vedono qualcosa in me. Sai, tu hai detto di essere qui per fama, fortuna, ricchezza. Mi sembri uno come tutti gli altri. Io invece in... Beh, alla fine... Io invece bisogna in... Bisogna essere così alla fine. In questo perpetuo conflitto... Ci voglio andare spontaneamente. Io... Intravedo qualcosa... Oltre... Cos'è questa? Aspetta, hai una cosa nelle tue tasche che ricorda che ha la stessa forma di questa fessura. Dice il frange e si rifletti prima di usarla. E ti proverei. Non credo abbiamo molto da perdere. Ma quella nebbia è scomparsa ed era una nebbia diversa da... Una nebbia più vera. Cosa diavolo è questo posto? Addirittura sotto questa tomba? Che dici? Ci andiamo? Io ci proverei. Vado avanti. Ma questo... Attenzione. Questo è... come pensavo. Questa melma... Dobbiamo muoverci. Cavolo. E non è il momento di pensare. Ma noi non abbiamo antidoti. Cosa stiamo facendo? Cioè... Il veleno mette del tempo, ci mette del tempo ad attivarsi. Ah, vabbè, tu sei rimasto troppo il tempo a rimuginare. Cos'è questo rumore? Oh mio Dio! Cos'è? Chi ha prodotto tutto questo? Tomba degli eroi degli Acriti. Oh cavolo. Torna indietro, attenzione. Chi ha prodotto tutto questo? Attenzione. No! Rotter Sense Despair, ma è qualcosa del... è qualcosa della mod? Sì.
Zero idea di che cosa faccio. E siamo ricomparsi qui. Ancora una volta. Cosa diavolo ci sta succedendo? Io credo che quella via. Riduce la posizione di anime e di rune. Cioè, di rune e di oggetti. E la scoperta di oggetti. Non so perché, ma ho l'impressione che non siamo ancora pronti. Qualsiasi cosa ci sia là sotto. Questa poco ci servirà a noi. Ehi, un ascensore. Ma scusa, noi dovremmo essere morti ben 3 volte da Non ho quando idea siamo di che cosa sta giunti succedendo. qui. Ma ogni volta che torniamo o a quelle statue o qui, quelle essenze gialle. Ma allora questa condanna non avrà mai fine. Dopo che mi hanno per tempo immemore, come si dice, Torturato. seviziato. E adesso sono destinato, siamo destinati a non morire. Parla per te. Io almeno vivrò bene dopo la tua condanna. Beh, Queste terre. c'erano sempre parlato dentro i libri di scuola delle terre di mezzo. Non penso che l'avrei mai visto. Dentro i vostri libri di scuola. Io Esatto. qui ci sono già stato, ma non finì bene. Del resto, non sarei qui adesso con te. Lui non sembra uno di quei zombie malevoli. Proviamo a parlargli. Cosa sono queste specie di crocifissi? Non so perché, ma ho l'impressione che sia proprio quello che succederà a te. Allora avrebbero potuto farlo direttamente qui, a Sepolcride. Io queste terre le amavo, le bramavo. Ora invece mi sembra come se mi stessero semplicemente scorrendo davanti. Non so, non. Questa condanna. Non ho più una prospettiva. Eppure questo sogno, quel sogno che tanto ho inseguito. Dentro di me sento ancora qualcosa che brucia. E non so, quando prima ci siamo avvicinati a. Ci siamo seduti, ci siamo risvegliati intorno a quell'essenza luminosa, voluminosa, aurea, oserei dire, non lo so. È come se qualcosa in me si fosse ravvivato, una scintilla, una chiamata. Eppure è come se dopo tanto tempo avessi ritrovato un senso. Quel sogno che non è mai scomparso, forse sto tornando a crederci, ma questo tu cosa puoi capirne? Oh, yes, tarnished are we? Come to Anch'io man's between for the ho end of the ring? sentito quella chiamata in quella No essenza shame aurea, ma non mi importa. there. Unfortunately, you are. Il mio compito è uno e basta. Without the strength of runes and Poi potrò tornare a casa dalla mia famiglia e protection out of a round finalmente potrò vivere gli your ultimi anni della fate, mia vita in pace. it seems, to die in obscurity. Ha parlato di vergine questo strano, strambo uomo mascherato. Una Non vergine. so se possiamo fidarci di lui. Delle dita. Ha parlato di Vergine dita. rune. Sono destinato all'oblio, secondo lui. Forse no. Adesso sì. Per adesso forse sì, sono un signor nessuno. Ma impareranno a conoscermi, che sia anche in un viaggio destinato alla morte, impareranno a conoscermi. Ed è per questo, se me lo permetti, che perlomeno vorrei togliermi
questa odiosa maschera. Quindi è questo il tuo vero aspetto? Sì. Non ti aspettavo così. Beh, ammettiamo, lui la maschera non aiuta molto quell'aspetto. Ti concederò questo piccolo piacere per il poco di viaggio che ci rimane. Quindi questa si chiama grazia. Il tepore che sentiamo. E ci indica la via di... come si definiscono senza luce. E senza vergine. Però adesso che ci penso, senza luce era anche uno dei soprannomi che veniva dato. Anche se questo dovesse condurti alla tomba, è coerente col nostro viaggio. Eppure è un po' come la vita, tutti sappiamo di dover morire, però non per questo potrà valerne meno la pena viverla, sta a noi renderla grandiosa. Ed è quello che non vorrò trovare fare. Non trovare filosofia nella tua pena. È quello che voglio non fare. Non trovare filosofia nella tua pena. È quello che voglio fare. Vedi lì? In fondo, alla base di quell'albero? Là sorge Rindel. E sarà anche l'ultimo posto che vedrai. Cioè, come i gesti... Adesso... aspetta, start ragazzi. Castello Gran Tempesta, Godric l'innestato, semidio decadente. Io avresti visto quello innestato come l'erede che abbiamo incontrato prima, innestato, che ci sia un legame. E poi ha parlato anche lui di destino. Prima, quando ci siamo risvegliati la prima volta, ho sentito una donna sussurrare, me la sarò sognata, ma anche lei mi sembrava come se si rivolgesse a me parlando di destino. Che strani, queste persone. E lui non mi convince molto. Ha delle È mani... molto sospetto. Ha delle mani in cui articola insanguinate, che per carità faccia, piena di sangue. Potrebbe essere semplicemente un dipende, se del resto pure noi siamo stati fino a poco fa belli insanguinati. Però pure quella maschera che indossa sul volto è che poi dà degli aspetti quasi androgeni, non che io possa parlare a proposito, però comunque buon uomo. La ringrazio per le indicazioni. Anche quasi di religioso nel suo vestiario. Ehi, guarda qui. Vedi questa striscia, questa linea. Come l'hai trovato? Ah, eccolo. Il gesto in giù. Questa, ok. La vedi questa linea che esce dalla grazia? Sembra quasi indicarci sulla nostra via, della nostra via. Lì dici? Io quello penso sia il castello a cui si riferisca. Esatto. Quello in mezzo sembra una chiesa. E dai, che cosa diavolo è quel coso? Lì giù. Madonna, sembra Pello Grossa incazzato. Non so te, ma ho l'impressione che quando passeremo lì vicino non sarà gentile come quest'uomo. Il nostro viaggio è appena incominciato. Seguiamo la grazia. Per adesso almeno ci farà da buon navigatore.
Vabbè, questi non ci servono a niente, ok. Ok. Allora, ovviamente il primo episodio si fa un pochettino più rigido e poi nei prossimi episodi si esplora più male. Però Io... Ok. quello lì è Sì. il fine dell'episodio. Che intendi Quindi, adesso? credimi, ci vorrà tutta la mezz'ora. Vuoi affrontarlo subito? Beh, in realtà vorrei chiedere indicazioni. Se sarà così gentile da darle, non dovremo farlo. Non credo sia molto propenso. Non è gentile, non è gentile. Oh cavolo. Ah, ci Aia. penso io con la mia... con le mie arti arcane. Complimenti. Cavolo, se fa male. Non ce l'ho fatta. La morte non ti abbandona da questo, dalla tua punizione. Non importa. Aia. Ok. Magari forse non ce la facciamo lo stesso. Infatti non so se Mezz'ora o un'ora. conviene. No, ma tu sei sicuro che quello lo fa all'inizio? Ma Ah, perché? sicuro al 100% no, al 99 e non ti sei abbassato, non ti sei abbassato. Ma scusa, non basta toccarla. No, era l'ultima cosa di sei riposato. Infatti io mi sono riposato e sto dopo. Però ancora una volta siamo morti e tornati. Questo posto è inquietante. Ha degli strani effetti su di me. Madonna, quanto mi manca questo gioco. Quanto è bello. Pensare che tutto questo ci puoi andare. Tutto quello che vedo. Questo gioco è incredibile. Sì, ma pure i riferimenti Ehi. visivi. Allora. Andiamo a riprendere quelle rune che ho lasciato. Non so perché, ma mi sento privato di qualcosa senza di esse. Aspettiamo però che... Ok, poi possiamo andarci. Però... Fra, io con questo equipaggiamento... Che lo dici? Del resto io sono appena stato bello che sei viziato, eh. Però insieme possiamo farcela. Infatti No. appena l'ho detto, io gli levo veramente, veramente poco. Che lo dici? Ok, allora io vado de mana intanto. Mamma mia, figo, fallo in due. Ok.
cazzo. Che poi io devo abituarmi con quest'arma che non l'ho mai usata, solo lo stocco. Vedete che non hai giocato Dark Souls 2. Dark Souls 2 era OP quella, questo. Tanto che non gli si rompe la postura, porca la. Che è veramente insomma lento lo stocco. Oh, no, mi ha preso. La cosa divertente è che questo qua, persone, ho visto persone che pensavano effettivamente che dovevano fare questo. Bella stai posto. Sì. E poi non ci può fare scritto il castigo da You died, no, c'è un pari del feed. Non lo da adesso. E sinceramente ciò è un po' toglie la nostra roleplay, perché noi effettivamente moriamo e torniamo. Però il fatto che possiamo vivere e morire insieme. Lo sai, però? Cioè, lo sai. Ok, comunque, però. Se non voi possiamo comodamente andare avanti, eh? Esploriamo nella zona di limitrofe. E anzi, l'arma della mia classe starà. Sì, però io no. Vabbè. Madonna! Ma che cazzo, non l'ho mai visto morire così, è saltato per aria. Questa era una morte più da GTA che da. Ma che cazzo. No, frati, io non l'avrei affrontato subito. Cioè, lo possiamo comunque affrontare prima di Godric. Quindi sempre all'inizio, però prima esplorazione. Sì, ok. Anche perché fra io veramente c'ho due stracce. Vabbè, stavo divertente, devo fare la cosa più sbagliata possibile all'inizio. Vabbè, ma quella poi se faremo delle mod, cioè nel senso facciamo proprio su quello. Vero, vero. Ok, allora andiamo a quella chiesa. Alla chiesa, dice? Ok. Vabbè sì, c'ha un campanile. È piccolo, non è un castello. Questo è inutile che li attivo, no? Tanto. Esatto. No, già sei là? No. Lo stai? No, è. Finché non respawn, non è questo respawn adesso. Ok. Ecco. Però recuperiamo. Vediamo quelle rune. Le nostre rune. Sì. Ciao. Già siamo morti così tante volte. La sensazione sta già scomparendo. Non ci ha visto. Questo non è col cavallo, non ha naso. Queste sono le mie. Presto, rifugio dentro la chiesa, presto. Sì. Oh cavolo, ce l'ho alle carcagna. C'è qualcosa per terra, l'ho presa. Chiesa di L. Non ne apre. Sentinella dell'albero. Ma che cazzo mi stai dicendo? Oh no, è entrata. Sta distruggendo tutto, no? Ma io sono tipo sconvolto. Mi ha ucciso. Ma scusa, ma può entrare nella chiesa? Certo. Solo perché hanno lasciato un lato completamente aperto. Ma ha sfasciato tutto. Ma tutte le volte che l'ho ricominciato io sta cosa non la sapevo. Ma sono sconvolto. Ma che cazzo mi stai a dire? Penso che ti abbia abbandonato. No, col cazzo. Essenza della vulnerabilità. E adesso dove torna? Ah, ok. Sì, sto tornando. Però una volta devi ricaricare. Eccolo. E tu? Ok, cosa? Io ho mai capito perché è Babbo Natale. Che cosa? No, l'oggetto che ci ha dato, cioè un oggetto che riduce la difesa. Ci ho spaccato tutto.
also see that you're not after my throat, then why not purchase a little something? Perché dice che se riconoscono subito i senza luce? Non ho idea, ma è un po' razzista questo viso. Merci per il chiate. Allora, riguarda Kale. Ha tutto il mondo nella follia, non solo l'interregno. I senza luce sono gli unici a mantenere un barlume di vita nonostante siano morti, siano quelli morti. Pazzesca sta cosa. Consiglio. Strano, cioè la vita oltre la nebbia è normale, non c'è nulla di tutto questo, cioè ci sono persone che vivono la propria vita e poi quando è arrivato il loro momento semplicemente muoiono. Cosa diavolo c'è qui dentro? E perché noi siamo diventati senza luce? Cioè tutti quelli che muoiono nell'interregno diventano senza luce? E allora perché fa questa discriminazione verso questo mercante? In ogni modo, addio per ora, perché a me non mi ha ridato le anime? Le raccolte? Sì, certo, è lì che mi ha visto. Anche perché non me le indica sul... No, a me. Ah, tocca a me, sono morto due volte. E da che dipende? Possiamo rivelare adesso. Sì, ma da che dipende? No, semplicemente ti ha ammazzato due volte e non te ne sei accorto. No, sono sicuro di averle prese. Quando è per quello che mi ha visto, perché gli ero andato dietro. No. E un po' cosa vende? Frecce, ma non abbiamo altri. Corredo di creazione. Potrebbe essere utile. Allora, attiva la creazione degli oggetti. Borsa di cuoio contenente pestello e mortaio. Un coltellino e altri strumenti. Consente di creare oggetti. Fornisce mezzo al combattimento. Io lo compro. Non so se dovrei accettare un prigioniero che va avanti con dei coltelli, però questa è una situazione di vita o di morte, quindi finché le usi a scopo positivo va bene. Ah, Fra, sì. Una cosa che devo dirti per che ti potrebbe essere utile nel roleplay in giorno, se sì. Quello che vuoi fare. Il quarto oggetto è dalla mod. Questo qua, questo libro attiva o disattiva il fuoco amico. Ok, quindi interessante. Stessa cosa per me, anche se penso che dovrei farlo tu. Ok, aspetta un attimo. No, non è vero. Pensavo che erano tante monte, invece insomma di più. No, sta cosa, ma aia, che cosa ti fa male? Un dolore al collo che non puoi capire. Ah, mo pure il collo? No, questo da oggi non so perché, mentre stavo in ufficio. Mac, mamma okay. Mia, sono più vivi senza luce. Comunque mi ha sconvolto allora. Sta cosa, Fra, io l'ho ricominciato un botto di volte al The Ring, cioè mi ha sconvolto sta cosa. Eh sì, diventa una situazione molto divertente quando... Ma era The Finals, cazzo, era The Finals, cioè io in The Souls non ho mai visto una cosa del genere, sono rimasto senza parole, cioè proprio non realizzavo. The Finals and Souls, like, è vero. E The Ring and the Dance, ok, a posto. Madonna che okay. Bello il personaggio mio. Porca troia che stile. C'è... Aspetta un attimo. Oh no.
Dov'è la mia mappa? Oh no. No, 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 no. Mi serve la mappa. No, non so la strada. Come diavolo faccio? Beh, lo dicevo io che sei solo un novizio. Meno male che hanno creduto in te. Devo averla lasciata quando ci ha buttato, giù quel coso. Ah sì? Ok. Kale mi ha appena detto una cosa. Mi ha detto che si trovano in giro per il mondo qualcosa, delle stele, dei monumenti che ci permetteranno di ottenere pezzi della mappa dell'interregno, di queste terre di mezzo. Cioè non sai nemmeno in che direzione sia l'Eindel, cioè non abbiamo nemmeno un punto cardinale da... Sì, ce l'abbiamo. Quel gigantesco albero in mezzo. Credo che i Rokai lo chiamino l'albero madre. So soltanto che sorge alle sue pendici. Ma non mi serviva l'indicazione, c'avevo la mappa. Avevo la mappa. Non capisco se mi fai pena o... C'è qualcosa su quella collina, sbaglio? Ma poi posso... Perché sei vestito come un... Mi ha detto che avrebbe fatto freddo. Sì, esatto. Esatto, cioè, hai indossi praticamente un tappeto. L'ha fatto io... mia mamma questo vestito, quindi non critica. Mio malgrado, quindi ci toccherà equipaggiarsi bene bene, perché l'Eindel, visto il nemico che abbiamo appena beccato, non... diciamo che è un viaggio che non promette bene. L'Eindel è lontano. Questo hanno un poco scoliosi, ma che cos'è? Questo sono io letteralmente io adesso. Ma poi che mani, c'è Johnny Morandi. Guida e custode per chi compie il ritorno alle sue radici. Guida. Sta indicando qualcosa lì in fondo, però forse vedo un'apertura nella pietra, però nulla di importante secondo me. Dovremmo ricordarci questa cosa. Alle radici. Sto albero per quelli del luogo. Beh, fra, hai visto quanto è grande? Penso che sia abbastanza importante per... Che poi è che... così che luminoso. Luce... Che strano, cioè, si è ravvivata semplicemente alla nostra... Io andrei a controllare. Vabbè, non abbiamo nulla da perdere. Ma queste... Però poi dritto verso il castello, ok? Queste rovine, cioè, sorgevano dei templi antichi qui. Però com'è possibile che siano affossate in questo modo? Cioè, sembra dovuto a un movimento delle placche, cioè, per crollare in questo modo, proprio un terremoto. Molto di più. Un terremoto fa crollare verso il basso. Guarda lì, ci sta addirittura un pezzo sopra la montagna. Guarda lì su. Sì. Non so te, ma questo non mi sa che non è un terremoto. Questi... Comunque si vede che sono baffati molti nemici, Sono baffati molti nemici. Ah, sono più forti, dici? Sì, sì. No, ma l'ha detto proprio nella mod per rilanciare. Ci stanno più stage di livello, no? Ottimo. Ah, penso che sia questo quello che indicava la statua. Uno scoiattolo. Vediamo. Persino poveri animali così. Non ti fai schifo. Non mi interessa. E poi... Qui proprio... arroccato... Un'altra grazia. Eppure non rientra nel cammino... principale.
di cui ci ha parlato Varré. Com'è che si Infatti non chiamava? esce, sì, vale. Infatti non esce una linea. Questo non fa parte del nostro percorso. Una degna morte consiste nel tornare all'albero madre, tanto sussurrare. Non demordere, giungerà il momento e le radici ti reclameranno. E quindi alla fine sto andando a compiere una degna morte. Forse i cori superiori hanno capito cos'è che davvero. Oh cavolo! Per questo mi sono fermato, non devo vedere che cazzo. Sono fatti di pietra. Sto belli resistenti. Pure troppo. Ho trovato della resina di radice. Madonna, ho avuto un culo allucinante. Cosa fa? Aspetta, ma te la troppo pure a te? Sì. Perché non ce l'ho però? Ah, eccolo. Ah sì, questo perché è più la No, creazione. no, no, vedi tra le armi? Vedi Tra le armi? No. un po' se ti ha droppato una cosa tra le armi. Oddio, solo io. Ho avuto un culo allucinante. Cioè? Il faccetto più forcuto mi ha droppato. È rarissima star. Ok. Sculo plus, sì. Tombellaio Questo è molto sculo plus. sepolcrale. Allora, io direi di leggere. Allora, resina di radice. Resina secreta dalle radici del grande albero, reperibile anche vicino agli alberi in superficie. Materiale per la creazione di oggetti. Le radici del grande albero si intrecciavano un tempo con quelle dell'albero madre. Ah, quindi il grande Ah. albero non è l'albero madre. Motivo per cui le catacombe sono costruite intorno alle radici del grande albero. E qual è questo grande albero? In superficie non ho avvistato nessun grande albero. Non so, però parlare di tutti questi radici, alberi, guarda, addirittura escono dalle loro sfave, sembra. Non credo che ci tangia come cosa. Dobbiamo solo muoverci. Convallaria Io ho visto che. sepolcrale. Ciascuna sella sempre una tacita campana in grado di evocare gli spiriti. Potenzia le ceneri a più uno. Non le ceneri, l'atto di potenziare gli spiriti è nota come sintonia spiritica. Solo gli esperti possono compiere questo rito. Spiriti. Come quel fantasma di lì fuori. Ah. Altri demoni. Altri, Anche quel gargoyle che si è fermato in ok. mezz'aria in modo molto divertente. Per adesso credo che finché non avrò un degno equipaggiamento. Sono molto deboli però ai miei incantesimi, alle mie stregonerie. E sono molto resistenti alle mie falciate. Devo trovare un altro modo per raggiungere quello di sopra. Sì. Che poi non mi ha chiesto nulla. Aspetta, prendo della comballaria. Non mi ha chiesto nulla. Cosa che mi aspettavo riguardo le mie stregonerie. Aia. Io questo non lo ricordavo. Io no. In effetti sì, mi chiedevo anch'io cosa fossero quelle cose blu che usavi con quel bastone. Poi dove l'hai trovato quel bastone? Te lo dico subito, ti racconto una breve storia. Questo era un bastone con una scintipietra incastonata sulla punta. Catalizza le stregonerie, ok? I bastoni consentono di lanciare le stregonerie memorizzate nei luoghi di grazia perduta. E in pratica il mio. L'avevo capito, cioè. Però la mia stregoneria è un'antica stregoneria della famiglia reale di Caria. Genera sopra Della la famiglia testa. reale. Sì, questa genera sopra la testa un sigillo da cui dopo un breve periodo emerge una scintillama che segue i nemici. Può essere lanciata in movimento, pensa. La carica aumenta il ritardo della comparsa della scintillama, tu pensa. Se vedete che sia il prototipo, tu pensa, delle stregonerie, tu pensa.
impiegate dai cavalieri incantati per evocare falangi di lame. Pensi. E, dalla famiglia reale di Cariad. Quindi tu sei un principe. Oddio, no! Sono morto. Questa mi ricordo troppo... troppi traumi. Io non ho fatto in tempo. E quindi mo per ritornare? Sono rispondato. Che qua mi ricordo che se lo colpivi, se lo colpivi si abbassava. Ok. Ok, qua via libera. Arrivo. Mamma mia, col fuoco dietro è molto Sephiroth. Allora, mi ricordo che là dietro c'era l'ira del dio dei nemici, quindi qui ti aspetto che... Adesso di chi diavolo stai parlando? Chi è questo Sephiroth? Mio compagno di scuola. Oh, mica solo tu andai a scuola. Vabbè, immagino. Deve essere in grado di imparare stregoneria. Ehi, guarda che ho trovato. Aspetta. Grande. Un attimo, non fa mai fare un attimo pulizia. Dietro di te c'è un altro. Grazie. Eppure... che tu ti stia affezionando quasi. Sono sanguinato e sono morto. Io sono sanguinato e sono morto invece. Emancipazione. E quindi sai che devo aspettare il ricaricamento due volte, quello ti aspettavo che devi ricaricare tu e poi devo caricare io. In che senso? Cioè, tipo il mio caricamento si blocca, se tu se muori, il mio caricamento si blocca e devo aspettare il carica a te. Ok. Che poi vedi questo albero inciso, che sia il grande albero di cui parlava la descrizione della... come si chiamava, del resina di radice. Morire insieme fa brutte cose, ma... però non si sono respawnati i nemici. Oh, no, le mazze di solito. Non si sono respawnati, ma serio? No, no, il... è vero, questo qua non è mazzo. No, perché ci dobbiamo riposare al falò, non morire. Ah, no, vabbè, ma che messa a dire? Non rispawnano i nemici. Ah, beh, semplicemente quando torniamo... ci dobbiamo tirare una botta di palo. Ehi, quanto ho trovato? Una botta di palo è bellissima. Che trovato? Quanto ho trovato là dietro? Ma che cazzo? Divertente, vero? Palo di fischietti molto strano in questo. Facciamo. Come sono agguerriti? Cosa stiamo prendendo? Oh cavolo. Attento. Attento, come se me ne importasse. Ammettilo, ti servo anche io per difenderti. Può essere. Ma tu le sai raccogliere queste cose? Cioè, perché ce ne abbiamo... se la raccolgo io, tu non no. Puoi... Sì. Se la raccolgo io, tu non puoi, o no? Sì, devo raccoglierla pure io. Ah, sono due... cioè, pure tu, cioè, gli oggetti sono doppi, quindi. Praticamente sì. Cioè, io vedo il cioè, mio e lo raccolgo. Per terra, poi devo... sì. Ottimo, cazzo. Ma che cosa mi ha colpito? Ah, questo c'ha le frecce, cavolo. Salvo io. Grazie. Ma lo finisco io, ormai è diventata una cosa di... de principio. Addio. Certo che non pecchi di stile nell'uccidere. Beh.
la famiglia reale di Garia merita un degno utilizzatore. Non mi importa dove provieni. L'unica cosa che mi importa è quello che hai fatto. Che non sai, però. Hai raccolto l'oggetto? Sì. Hai raccolto l'oggetto là? Sì, lo spirito, infatti leggiamolo. Allora, evoca gli spiriti. No, spiriti aristocratici che si aggirano per l'interregno dopo la morte. Ah, simili a quelli che abbiamo incontrato qua fuori. In memoria di ciò che stanno cercando, sono condannati a vagare senza meta. Ti ripago del Vabbè. favore. Almeno c'è un po' di rispetto dietro a quelle manette. Intanto se le indossaste ancora credo che ti ritroveresti più in difficoltà. Arriva Oh, spiccioli questo gioco. guardiano sepolcrale dell'albero madre. Ah, a me questo piaceva. Quando trovi la versione mago non ti piaceva. Ok, mi hai spaventato. Aia. Aia. È inquietantissimo quando passate con lui. Sì, l'ho pensato prima. Ferri, Oh! ferri, ferri. Oh cazzo! Troppo tardi. Sono morto. Gli levo veramente pochissimo, porca miseria. Il fatto di pietra. Con quello stuzzicadente che ti trovi. La Madonna. No, sono pesanti da provare. E quindi mo per Perché la. rientratevi. Beh sì, devi o morire tu o ucciderlo. No, devi fare pesanti, no. Sì. Perché i pesanti sono di taglio, capito? E questo è più debole al taglio che all'affondo. Oppure può morire, cioè. Sì. Anche quella è una possibilità. Uccidiamo questo boss e chiudiamo. Perché sono Sì. stanchissimo e anche perché non è netto a piangere dal dolore. Da schifo. Addirittura, porca puttana. Ma abbiate una tachipirina, abbiate. No, forse quasi quasi bravifico. Allora, fammi vedere controllare una cosa. Sì, respawnano. Cazzata. Perché ne eravamo rispawnati? Perché ne Forse eravamo perché morti tutti muori? e due? No, sì, eravamo morti. Sì. Non eravamo morti contemporaneamente. Beh, strategia di prima. Me li scordo gli attacchi in Peri, peri, salto. peri. Eh, Male, molto male. ma Troppo tardi. perché non riesco a farglielo? È QR1, no? Sì. Ciao. Attento.
Vai. Attento, attento. Distraggo. Sì. Aia. È morto. Me lo sento. Cosa sono questi? E il fantasma prima parlava che una morte degna consiste nel tornare alle radici. Se è questa una morte degna, non credo di voler morire. E quindi questa quello che pensavo mi sarebbe aspettato. Sinceramente neanche a uno come te auguro una cosa del genere. E che cosa è questa? Sembra che si stiano accalcando in qualche modo, facendo tutti parte di uno. Dove sono scomparso? Ma che cazzo? Ah, ok, non avevano caricato le luci. Ho detto, che cazzo è? Perché tutto... E che cosa ci ha lasciato? Uno spirito di un nobile stregone. Di un aristocratico che chiese di poter apprendere stregonerie scintipietra di Raya Lucaria. Ah, la stessa regione da cui provengono quelle che utilizzo io e la stessa materia prima, la scintipietra. Il suo scarso talento gli ha precluso di indossare la maschera di pietra. Maschera di pietra. Eppure non, quella di Varrei non mi sembrava una maschera di pietra. Ed è in grado di utilizzare solo le stregonerie più rudimentali. Ok. Io direi di tornare alla cattedrale di prima. La cattedrale, alla chiesa. Sì, riposiamoci. Continueremo il percorso domani. E quindi questi sono aristocratici. Non sanno più cosa stanno cercando. Cioè sono destinati a vagare in eterno. Che pena. Certo che è così difficile camminare tutto questo tempo senza un modo più veloce per camminare. Se solo ci potessero dare un carro. Come, che belle queste nuvole che sembrano dipinte. Perché il capo mi ha mandato senza nessun equipaggiamento, informazioni? Cosa? Cioè, no, il capo si fida di me. Non posso dubitare di lui. Il capo è un grand'uomo. Sei troppo ottuso, non ti rendi conto di chi ti sta usando. Tu non conosci il capo. Mi ha salvato la vita. È il minimo che posso fare. Conosco fin troppo bene quelli come voi. Riposiamo fino a notte. Vai, accelera il tempo fino alla notte. Ci voleva proprio una sgranchita. Wow. Dormiamo. Riprenderemo il percorso domani. Il capo mi ha dato diversi giorni come tempo limite per portarti. Eppure c'è in qualche modo questo paesaggio così ostile, una perversa bellezza ci trovo. Beh, sicuramente è pittoresco. Mi ci riconosco. Sinceramente non credo che si possa avere una bella dormita con questo albero che irradia tutto. Questo luogo non conosce l'oscurità. Dai, fai finta di dormire. Beh, andrò prima a dormire. Mi chiederò a Calais se posso usare uno dei suoi sacchi. Dai, dai, vai. Io mi accingo subito dopo di te. E poi qua tipo no, che dice tra sé e sé, mentre magari tu dormi, ok? Cioè tipo, cambierò tutto. Diventerò... Otterrò che quello che ho sempre cercato. E anche tu
Sei solo un mezzo. Chi è il vero prigioniero tra noi due? E tu magari che lo senti, però in realtà sei mezzo sonnolente, quindi non capisci se è un sogno o se veramente l'hai sentito. Ah, è vero, prigioniero. Non ti ho chiesto il tuo nome. Io. Diciamo che non è mai stato importante, però se proprio vuoi saperlo, Griffiths. No, anzi, no, cazzo ho detto, Nicholson, sono sappiamo alla fine. Infatti, Perché pensavo che era non tipo è mai Antoine, stato sì. importante, sì. Nicholas. Oppure possiamo fare Ha tipo qualcosa di familiare. Non importa. Non so te, ma morire tutte quelle volte mi ha veramente tanto stancato. che ci siamo meritati una un breve Una riposo. bella. Una breve dormita. Ragazzi, grazie per essere, per chi lo vedrà, e grazie nel caso, e il viaggio continua. Ah, devo togliere il... Ragazzi. Alla prossima. Aspetta Ciao ciao. che chiudo.